Carissimi, vi raggiunga tutti il mio saluto di pace e bene. A tutti voi saliti qui a San Giovanni Rotondo per celebrare l'Eucaristia in questa notte della festa solenne di San Pio da Pietrelcina, a 100 anni dal giorno 20 settembre 1918, in cui ricevette le stimmate, e a 50 anni dal suo Dies Natalis, 23 settembre 1968, il giorno della sua morte. Permettete anche a me di salutare, in particolare vorrei cominciare dagli ammalati, sorelle e fratelli carissimi, che portate la vostra croce quotidiana. Siete parte preziosa della Chiesa perché offrite al Signore il vostro portare con Lui la croce. Agli ammalati ricoverati nella Casa Sollievo della Sofferenza, nata e cresciuta dalle piaghe di Padre Pio, un saluto di conforto e di vicinanza. Un saluto particolare lo posso fare, anche se non ha potuto essere presente questa sera, a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, amministratore apostolico di questa chiesa locale, e ai vescovi presenti. Saluto anch'io di cuore il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvocato e professor Giuseppe Conte, e tutte le autorità civili, militari presenti a questa celebrazione. Saluto i sacerdoti, i religiosi, le religiose, saluto abbracciandoli fraternamente i frati Cappuccini, il ministro provinciale Fra Maurizio Placentino e l'intera fraternità provinciale. In particolare un saluto carissimo ai Cappuccini e ai sacerdoti che ogni giorno servono nel santuario di San Pio. La parola di Dio ci ha detto come il Signore elegge e chiama alcuni per servirlo, per benedire l'intera creazione nel suo nome e per far sì che ognuno impari da Lui, il mite e umile di cuore, e trovi in Lui la salvezza, il riposo vero e il ristoro che nutre. Venite, imparate da me e troverete ristoro, sono state anche le parole che hanno guidato il capitolo generale dei Cappuccini, concluso pochi giorni fa, e che mi ha chiamato a servirli come ministro generale. Dunque, in questa notte, ancora una volta, ci è detto che solamente chi riconosce Gesù, il Figlio di Dio, fatto uomo, l'uomo della croce, e lo segue e in lui perde la sua vita, solo questi può condurre altri alla fede, può crescere nell'adesione a lui e testimoniarlo nell'azione e nei gesti di tutti i giorni, dando e ricevendo aiuto dalla Chiesa. In questo luogo, Padre Pio per 50 anni è stato affinato dal Signore alla sua missione, celebrando l'Eucaristia, amministrando il sacramento della riconciliazione, pregando con fedeltà e assiduità. Qui Padre Pio ha imparato che solo sotto la croce si impara ad amare. Era la mattina del 20 settembre 1918, come scrive il suo direttore spirituale, quando, dopo la celebrazione della messa, ritiratosi in coro per il ringraziamento, davanti al Cristo sulla croce riceve le stigmate, quelle stesse ferite impresse nei piedi, nelle mani e nel costato di Gesù crocifisso.
cosa chiedeva il Signore a questo sconosciuto frate cappuccino? Qual era il compito che voleva affidargli? Qual è il messaggio che avrebbe dovuto portare al mondo? Per trovare questa risposta forse è necessario ricordare ciò che avvenne il 5 agosto 1918 e che certamente la gran parte di voi conosce, ma lo ripetiamo. Padre Pio stava confessando i fratini in un momento normale della sua giornata e del suo ministero sacerdotale. Improvvisamente un personaggio celeste che teneva in mano una specie di arnese simile ad una lunghissima lamina di ferro con una punta affilata che sembrava da essa punta che uscisse fuoco, gli scagliava con tutta violenza quell'arnese che gli trafisse l'anima. Padre Pio, giovane sacerdote, è trafitto nell'anima e nel cuore. Prima ancora delle stimmate, dell'essere partecipe delle sofferenze di Cristo crocifisso, il Signore gli trafigge il cuore per fargli sperimentare il dolore di Dio provocato dall'uomo che lo rifiuta o lo combatte. Il peccato, possiamo dire, spacca il cuore di Dio, perché egli ama le sue creature e ogni uomo e ciascuno di noi personalmente nella sua unicità e con un'intensità tale che noi possiamo solo intuire. Lo diciamo però anche noi qualche volta davanti all'amico che ci tradisce o davanti alla sofferenza degli innocenti: mi spacchi il cuore, mi si spezza il cuore. Lo diciamo anche noi. Nel momento più drammatico della vita di Cristo, Dio ha voluto rendere nella sua carne il suo dolore. Con particolare intensità e unicità, il Signore ha chiamato Padre Pio a ripresentare il Cristo crocifisso con il cuore trafitto, lacerato, aperto, perché potesse riversare su tutti coloro che avrebbe incontrato o anche avrebbe chiamato in maniera misteriosa a presentarsi al suo confessionale o alla mensa eucaristica, perché potesse riversare su tutti il dono più grande di Dio, l'amore di Cristo e la salvezza dell'anima e del corpo attraverso l'opera della croce. Tra voi, tra noi, quanti possono dire senza timore che la croce è estranea alla propria vita? Tutti siamo toccati in qualche modo e segnati dalla croce. Così Padre Pio scriveva ad un suo figlio spirituale per consolarlo dei mali che lo affliggevano: consolati, tutto passa. La croce di Gesù fu molto più pesante. Non temere, egli è vicinissimo a te e ti guarda. È lì per alleviare i tuoi dolori e tu lui invoca sia nei pericoli sia nelle cose prospere. Qualcuno ci dirà che la croce va rimossa. Forse la cultura che pretende di dare o avere tutto e subito, o che esclude il rispetto per gli altri, o che usa la violenza per affermarsi, o che non è più sensibile alle tragedie che conosciamo perché attraverso i mezzi di comunicazione arrivano direttamente a casa nostra.
Questa però è la cultura dell'egoismo e della morte. Paradossalmente invece la croce di Gesù che si offre e muore porta la vita, porta anche per noi la comprensione del dolore e della sofferenza. Gesù non illude, come non ha illuso Padre Pio chiamandolo a stare con lui, a servirlo e a benedire nel suo nome, a consumarsi nel ridare dignità all'uomo peccatore, chiamandolo ad essere debole e crocifisso per confondere il mondo. Anche oggi, forse in questa stessa notte, il mondo può essere confuso vedendo voi. Il mondo è confuso vedendo voi. Chiesa degli umili di Dio, segnata dalle proprie sofferenze e dalle proprie gioie, raccolta davanti al mistero della vita di un semplice frate cappuccino di poche parole, un frate che prega, confessa e dice la messa, come diceva di lui il beato Papa Paolo VI. La vita di Padre Pio, di colui che porta la croce, anzi di colui che è segnato dal crocifisso, è l'insegnamento di come prendere e portare la propria croce e allo stesso tempo è risposta al perché la croce segna la vita del credente. E la risposta è la consolante consapevolezza di vedere e accogliere che Gesù è morto per me. È morto così sulla croce per me. Padre Pio, segnato dalla croce del Signore, ha per grazia ripercorso e vissuto nei suoi 50 anni di stigmatizzato la passione di Cristo, senza mai dimenticare che Cristo era morto per lui. Il suo cuore è sempre stato inquieto davanti alla morte di Cristo e altro non ha potuto fare che restituire quello che aveva ricevuto, spendendosi nel ridire e ripetere all'uomo: Dio ti ama. Ogni giorno si sedeva nel confessionale, non senza prima essersi lui stesso inginocchiato per chiedere perdono e misericordia a Dio. E ogni giorno ripeteva le parole dell'amore di Cristo, venuto perché nessuno si perdesse. Ora lo immagino, crocifisso benedicente, ripetere a noi che Gesù ci ama. Dire a noi che Dio non vuole che nessuno si perda, che nessuno si perda, che tutti possano trovare ristoro e salvezza. Permettete che dica anche una parola così semplice ai miei fratelli, i frati cappuccini. Vi voglio dire che non siamo chiamati ad essere come Padre Pio. Non dobbiamo cercare di imitarlo negli atteggiamenti esteriori o in quello che può essere stata la sua via alla santità. Perché ognuno è unico. Padre Pio, ognuno dei nostri santi cappuccini ha la sua originalità nel vivere il dono della chiamata alla vita di frate minore cappuccino. Ciò che invece dobbiamo imitare di San Pio, dei santi cappuccini, è il suo loro modo con il quale hanno guardato a Cristo e accolto il mistero della sua croce. Per vivere la preghiera, solitaria o comunitaria e sempre fedele, per compiere il voto della verginità in un dono totale di sé ogni giorno,
per accogliere la povertà come segno prezioso della dipendenza dal Padre, per diventare uomini spirituali e ministri, servi dell'amore, donando tutto di noi stessi e nulla trattenendo gelosamente per noi. Quando Padre Pio morì, le stigmate esterne scomparirono alla vista, ma la ferita lancinante dell'amore che gli aveva aperto il cuore restava aperta. Noi, dopo 100 anni da quel giorno, possiamo ancora rilevarne la potenza di intercessione e la bellezza di un modello di cristiano consacrato e sacerdote, la bellezza dell'amore che dona. Con voi, carissimi, prego la Vergine Maria, in questo luogo onorata con il titolo di Santa Maria delle Grazie, perché ottenga a tutti, gente comune e ammiratori del mondo, frati cappuccini, sacerdoti, consacrati e consacrate, la grazia di comprendere che quel figlio crocifisso che lei, la Vergine Maria, contempla sotto la croce è il Signore, il vivente che, non trattenendo nulla per sé e donando tutto, ci trascina nella via della santità, che è via di vita, di gioia, di pace profonda nel cuore, che è via di risurrezione in Dio che ci ama. E a voi che siete qui presenti e a tutti quelli che ci seguono da lontano, il mio semplice ma forte invito a non temere mai, neppure quando sembra che tutto sia perduto. Padre Pio ci dice che il cuore di Dio è ancora aperto, è sempre aperto nella sua infinita misericordia e rimarrà per sempre aperto perché nessuno che lo desideri possa essere respinto. Per intercessione del nostro Santo ci avvolga tutti la misericordia divina espressa dalla croce di Cristo. Così sia.